Se le api scomparissero dalla terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Non sappiamo se questa frase, che suona come un monito per l'umanità, sia stata realmente pronunciata da Einstein o da qualche altro studioso. Ma di sicuro questo piccolo esserino impollinatore è fondamentale per l'intero ecosistema terrestre. Quella di oggi è la più dolce tra le storie in bicicletta. Parleremo di miele. E sì, quel piccolo grande miracolo della natura. Ciao Erika, come stai? Ciao Beppe! Ben arrivato nella nostra tenuta di Cortona. Tu sarai la mia guida oggi, anzi la mia ape regina. E raccontami un po', com'è nata questa avventura? Ebbene, quando si fa un'agricoltura in un certo modo, quindi attenti all'ambiente e si dà alla terra esattamente quello di cui la terra ha bisogno, anche le api riconoscono il loro habitat naturale. Coltiviamo l'erba medica, la facelia, le piante officinali e quando la salvia o l'origano sono in fiore, automaticamente sono arrivate anche le api che hanno iniziato un lavoro incessante. E da lì abbiamo iniziato a lavorare il miele e abbiamo iniziato questa bellissima avventura. Quindi sono le api che si sono innamorate di questo meraviglioso paesaggio e sono venute da voi. Ma come funziona la filiera del miele? Beh, guarda Beppe, abbiamo posizionato le arnie bene o male in tutte le nostre tenute. In primavera le famiglie vengono posizionate nei campi in modo che si possano moltiplicare ed ingrandire. Sui nidi vengono posizionati i cosiddetti melari. All'interno dei melari si trovano dei telaini che hanno già delle celle preformate con la cera. Sono le famiglie stesse che si occupano della maturazione del miele, chiudendo le celle con il cosiddetto opercolo. Sono poi i nostri apicoltori che al momento giusto prelievano il melare dal campo, togliendo tutte le api e portando il melare in laboratorio. In laboratorio si effettua la smielatura e si procede alla disopercolatura e poi il telaino viene inserito all'interno di una centrifuga, centrifugato a freddo e quindi il miele viene tolto dalla fava. Il miele viene successivamente filtrato e decantato e posizionato in un contenitore che si chiama maturatore e senza nessun altro trattamento il miele viene confezionato ed è questo il motivo per cui anche all'interno del vasetto il miele dopo un po' cristallizza, ma è per motivi proprio della naturalezza del prodotto stesso. E mentre le nostre api stanno proprio operando qui nelle arnie alle nostre spalle, vorrei chiederti, ma quante tipologie di miele voi producete? Con Stagioni d'Italia abbiamo il miele millefiori e il monoflora, dipende ovviamente da dove vengono posizionate le arnie. Come monoflora abbiamo il miele di erba medica, mentre il millefiori è espressione della biodiversità dei territori in cui le arnie vengono posizionate ed è particolarmente indicato per fare dei dolci o per accompagnare formaggi stagionati o anche per addolcire bevande calde come ad esempio le tisane. E dal tuo sguardo, insomma, felice, si capisce quanto tu sia orgogliosa di quello che state producendo, di questo miele straordinario. Sono non solo orgogliosa, sono proprio entusiasta di questo progetto che porta a un prodotto che non è solo gustosissimo, ma è salutare e completamente naturale. E quindi spero che questo progetto possa veramente crescere anche in futuro. Erika, è arrivato il momento della ricetta. Chissà Max cosa avrà preparato. Grazie, grazie di tutto. A te, grazie, ciao. Buon appetito, ciao. Ben trovato Max. Ciao Beppe. Io mi aspettavo un dolce, devo dire, col miele, però vedo che tu mi hai preparato un secondo piatto. Ebbene sì, ho preparato una farola disossata e laccata con miele millefiori le Stagioni d'Italia. Quali sono i passaggi per questo piatto? Allora, abbiamo preso una farola, abbiamo aperta, disossata, una spolverata di sale e pepe e farcita con della salsiccia. Posizioniamo della pancetta, chiusura a spago e quindi porchettatura di questa farola. Spennelliamo nuovamente con miele millefiori le Stagioni d'Italia e poi in forno, ma a bassa temperatura, per 4 ore. Al termine della sua cottura, leggermente l'abbiamo raffreddata e scaloppata, cioè l'abbiamo tagliata queste rondelline. Abbiamo separatamente realizzato una piccola salsa, sempre di miele, però abbiamo aggiunto una puntina di acidità, una spremuta di arancia. Non contento, un po' di riso baldo, mantecato con miele millefiori. Abbiamo rappreso e raffreddato un po' il miele e spennellato sulle fettine. Grazie Max e anche le nostre amiche e i nostri amici a casa possono provare a fare questa ricetta e noi ci vediamo tra pochissimo con Linea Verde.